tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre il vostro Kera Michelaxio e benvenuti in questo nuovo episodio, questo nuovo gameplay su TAPS, Totally Accurate Battle Simulator. Allora ragazzi, per chi non si fosse visto il primo episodio, se lo andasse subito a vedere perché è qualcosa di spettacolare questo gioco e niente, basta, solo questo devo dire. Sì, passiamo al secondo episodio, non mi ricordo esattamente dove eravamo rimasti, al quinto livello. Io con... vi dico già una cosa, premetto subito una cosa. Io con Dibba già l'ho finito e... anzi, l'abbiamo finito insieme e quindi so più o meno cosa avrò più avanti, cioè quali difficoltà avrò più avanti, però comunque non mi ricorderò un cazzo comunque. Quindi evitiamo comunque questi discorsi. Quindi continuiamo i livelli e siamo rimasti qua. Allora, abbiamo dalla parte del nemico tre catapulte e tanti stronzoni con la spadina. Ok, io da quanto mi viene in mente di fare, ecco, potrei fare una stessa catapulta piazzata qua. Poi un'altra qua. E poi un cannoncino, quanto costava? Un cannoncino che non mi ricordo dov'era. Dov'è il cannone? 500. Potrei utilizzare questo. Sì, lo piazzo davanti. Dopodiché potrei mettere i musket. Io, cioè, io sono vedere i musket, che sarebbero quelli con i fucili se li trovassi. Eccoli. Che sono molto fedeli. 300, quindi 80 ne posso mettere veramente pochi. Infatti ne manco 4, no, 3 ne posso mettere. Porca troia. Quindi potrei fare così? Potrei fare così. Vediamo se funziona, ma non credo, eh. Vediamo un po'. Allora, le maschette dovrebbero funzionare più o meno. Cazzo, i catapulte fanno parecchio male. No. Porca troia, l'hai investiti tutti. Mi sa che tanto ho perso. Allora, no, i musket no, sono stravulnerabili. Quindi potrei mettere. Sai che ti dico? Regà, sai che vi dico? Anzi, vi dico. Piazzo una catapulta qui lontana. Questa pure lontana. E questa potremmo metterla un po' più vicina, tipo qua. E con i 200, due ninja. Peppuzza, sì, due ninja Peppuzza. E uno con lanciere, cioè con la lancia. Tanto per. Non sono durati un cazzo! Non sono durati un cazzo! Parti subito! Perfetto, guarda, proprio quello che volevo vedere. Ok, una catapulta è andata. E anche la mia è andata, non è vero? Adesso è andata. Oh, ma che cazzo? Ma è veramente. No! Oh, mazza che mira che c'hanno! Troppo lontane sono queste catapulte di merda. Allora, potrei fare così. Allora, sempre le solite catapulte qua. Anzi, no, le catapulte. Le baliste. Una balista qua. E una balista qua. E poi 3,50, vabbè. Sì, vabbè. Buttiamo lì così a cavolo. Dovrebbero funzionare così. Dove cazzo spari? Dove cazzo spari? Ma là sei scemo. Tu sei proprio scemo. Ma dove ha sparato? Ok, questi mirano bene, però sono partiti malissimo. Sto facendo un casino. Sono partiti malissimo. A parte che sono troppo, mi sa, troppo avanti, secondo me. Quindi io questi li metterei proprio dietro. Tac. Anzi, una catapulta ce la metterei. Ma sì. E per 300 che ci metto, sto cavolo, mi do un faccio. Potrei metterci questi. Tanto per sfizio. Vediamo un po'.
Niente, ho durato in ca... Oh, madonna mia! Vabbè, andrò un cazzo! Oh, queste catapulte sono... C'hanno una mira assurda, oh! Infallibile, più che altro, ecco, pum! Ma che cazzo vuol dire? Questa è ancora viva. Sì, è morta. Oh, ma non durano niente, ma... veramente? Oh, è tosta, eh? Io volevo farvi provare una cosa molto carina che ho scoperto con Dibba. Ovvero questo. C'è Trump. C'è un solo Trump che può fare il bordello. Però non durerà un cazzo, secondo me. Però ve lo faccio vedere, anzi. Questo è Trump, E non potete capire come ha abilità secondaria. Come abilità secondaria che cosa ha? Ma non durerà tanto. Ed è anche immortale dopo 6 palle che gli arrivano. E ancora è vivo! Vai! Resisti Trump! Resisti! No, è morto. E ancora è vivo! Non ci credo! E non ce la fa. Vabbè. Purtroppo Trump è fortissimo, ma se da solo è un... non ce la fa, non ce la fa. Ma se questi ne mettessi dritto per dritte, tipo così, vediamo cosa cazzo succede. Perché, bah, tanto per. Tanto non so, non funzionerà comunque. Infatti. Ma perché, Madonna che lì. Ma che cazzo sta. Che cosa è successo? Vabbè, no, vabbè, ste catapulte c'hanno una mira infallibile, oh. Sono morte subito! Ma come cazzo? Senti, allora facciamo una cosa, perché mi si è rotto veramente il cazzo. Ma quanto costano? Anzi, questa ce la metterei. Questa, quella che forse avete visto già nel primo episodio, è Babbo Natale, la renna. E questa qua dovrebbe investire tutti quanti e quindi dovrebbe fare un po' piazza pulita. Quindi nel frattempo che le unità nemiche sono distratte a colpire il Babbo Natale, io metto le catapulte qua e metterei qualche acciaio per completare l'opera. Ecco, così. Vediamo un po'. Così mi pare che questa tattica funzionava. E infatti lo vedi. No, col cazzo. Oh, ancora è vivo. Adesso non più. Ma l'altra catapulta è già andata, madonna mia. Ma perché colpisce le unità mie? Deficiente! Ah, non ce la fa da sola. No, io sono sicuro che sta tattica funziona. Sono sicuro al 100%. Da quant'è che sto registrando? 10 minuti. Se la mettessi un po' più avanti, così parte già a razzo. E invece gli arcieri, invece di metterli qua, li metto avanti. Non so se cambierà qualcosa, però magari. Ok. Il carro è già andato. Ok, un'altra catapulta è andata. Dove cazzo stai mirando? Perché mi. Ma porca troia. È morto. Porca troia, ce l'avevo quasi fatta. Ok, aspettate, queste con 200 mi dà un faccia. Ah no, con 200 posso usare lui, questo me l'ero scordato. Questo è un vichingo con l'ascia quasi immortale perché ha praticamente 1000 di vita, e sono tantissimi. E attacca in un modo stranissimo e fa tanti danni. Che cazzo sta succedendo? Come al solito non ci sto capendo nulla. L'hanno già investito? Non è durato un ma perché? Perché le catapulte attaccano le unità di terra? Cioè le unità che camminano con i piedi? Perché? Allora, no, io sono convinto che questa tattica funziona. Deve funzionare per forza. Facciamo la partita qua. Perché magari le unità, visto che sono handicappate. Infatti, guarda come è handicappato. No, l'ha già non vestito. Dove cazzo stai andando?
Oddio, ce l'ho. Oh, cazzo. No, merda. Forse ce la può fare. Oh, quella si è incastrata. Quella si è incastrata. Attenzione. Attenzione. Forse ho vinto a culo. Forse, dai. Perfetto. Vai. Vai, che quella si è buggata. Bucio de culo. No, non mi dica che sta. Ah, beh. Sì! Che culo! Spettacolo, ho vinto tipo a culo. Bello, allora, mentre qua, qui me la ricordo per bene sta cosa. Allora, quindi in questo livello possiamo utilizzare l'unità degli asiatici Wong-cha, come cazzo si pronuncia. Oh cazzo, non l'avevo visti questi. Un'altra unità qua, in modo che colpirà precisamente tutti quanti, almeno spero. E poi con 500 mi do un faccia perché un cannoncino, dov'è il cannoncino? Il cannoncino, eccolo qua, perfetto. Penso che farò ben poco con queste cose, vediamo un po'. Infatti sono dei deficienti, perché io l'ho messa apposta di lato. L'ho messa apposta di lato per sparare a quelli di lato, mentre in realtà hanno sparato a quelli centrali. Perché? Infatti questa giustamente non ce la fa. È bello che è andato. Vaffanculo. Niente. Allora, questi sono inutili come a che. Allora, posso utilizzare invece. Dove cazzo sono? Eccoli, le baliste. Una. No, una sola ne posso usare. Allora, niente cannoncini. Tac. Tac. E da catapulta 600. Merda, cazzo. Allora, solo catapulte. Una catapulta qua e un'altra catapulta qua. Io uso solo catapulta. No, 600. 300. Quindi posso mettere solo il vichingo. Però mi sa che gli rompono il culo. E un ninja. Tanto per MP. Vai. Vediamo cosa succede. Questi cascano per terra da soli. Boom. Strike. Non è vero. Ah, ho capito cosa com. Ho capito cosa colpiscono le mie unità. Le unità più vicine. Ecco che algoritmo ci hanno messo. Non è che sia molto. Vabbè, sì, potrebbe essere anche logica come cosa, però era molto più interessante con un altro tipo di logica. Magari che sparavano solo. Ah, sparavano. Ah, no, non è vero. Perché? Sto dicendo una cazzata. Ok, no, la catapulta è già morta. Sto dicendo una cazzata. No, non mi dica che non ce la fa. Ma perché no, colpisce un'unità sola? Dai, dio, vai zio. Preso. Oddio, ne ha presi due. No, è già morto. Ne mancavano due, Cristo. Ma perché questo è già morto? Lo sai che ti dico? C'ho un'altra cosa. Quanto c'ho io in totale? 1500, non ci faccio niente. Quindi, allora, ricapitolando. Catapulta. Piazzata davanti. Una piazzata davanti. E un vichingo però che va molto molto lento insieme a un ninja. Proviamo questa combinazione e con 20 mi do in faccia. Quindi iniziamo. Questi cascano per terra come al solito. Vai. No, vanno come gli pare. Ah no, probabilmente le mie unità attaccano solo se vengono a gratis, cioè se vengono, diciamo, no, mi sa che non gliela fanno. Se vengono, diciamo, se l'unità riconosce che il nemico si sta avvicinando per attaccarlo, allora automaticamente vengono attaccati. Ho vinto, bucio de culo. Ok, solo questi. Abbastanza interessante. Allora, ho 1200. Oh, mi dovete gestire per bene questi. Allora, io questo ce lo metterei. Non si sa mai. E con altri 600. Con altri 600. Una catapulta. Proprio precisa. Vediamo un po'. E dove cazzo vai? Babbo! Babbo! Si è bloccata. Non gliela fa. Ah no, è proprio morta. Niente. No, dove stai col pen? No, non gliela fa. Gliela
Gli acciari rompono le palle. Forse sì, forse sì, forse sì. Non è vero, non è vero. Dove stai colpendo? Ma dove cazzo stai colpendo? Perché? Vaffanculo, va. Allora, ricapitolando. Questa fa cagare. Ma se usassi una balista? Tac. E gli altri 50 ovviamente mi don faccia, ti è. Tanto per. Ci metto uno con la spada. Ma che cazzo? No, non funziona. Non funziona. La balista non funziona qua. Allora, potrei usare il cannoncino. Cannoncina stecca. Non è male come idea. Tac. No, solo due cannoni posso utilizzare. E il musket. Vediamo un po' con questa combinazione, ma... Madonna, ma l'ha shottato... Oh, ma l'hanno shottati! Ma quanto tolgono sti arcieri? Ma non è possibile! Mamma porca... Niente, il cannone non va bene. Allora usiamo la catapulta. Catapulta bella piazzata lontano. E 100... E 100 un arciere. Tanto per. Sempre tanto per. Madonna, come piottano per l'aria. Sì, vabbè, ovviamente... sì, la bella cella è stato messo lì a buffo praticamente. Ma dove cazzo mira sta catapulta? Porca puttana! Intanto il cane abbaia si è incazzato. Sì, vabbè. La catapulta è handicappata. La mia catapulta è handicappata. Tiè. Vediamo che succede. Ninja Master. Tanto per buttare un'unità buffo. Ma perché va ad attaccare? Perché Cristo Santo va ad attaccare subito quelli con gli scudi? Perché? Io un'idea ce l'avrei. Un'idea ce l'avrei. Vediamo un po' se funziona. Ecco. Adesso se l'unità degli asiatici arcieri, che si chiama Wocha, come cazzo si chiama, se vanno a colpire quelli con gli scudi mi incazzo, perché io te l'ho messa vicino agli arcieri e devi sparare a quelli. E 200 mi sono dato in faccia comunque. Oh, adesso sì che va bene. Però giustamente non gliela fa. Allora, aspettate. Cazzo, ce la stavo facendo. La tattica funziona. Quindi mettiamo uno dietro. O mettiamo proprio dietro dietro un fondo. In modo che avrà tutto il tempo per avvicinarsi. Perfetto. Gli asiatici hanno funzionato. Vediamo il cannoncino. Cannoncino funziona. Attenzione, attenzione, la mia unità funziona. L'unità dei vichinghi funziona. Ammazza tutti. Sono vivi? Non ce la fa? Ce la fa, ce la fa. Dai, spara. Sto cazzo hai mirato? Spara. Oh, e dai, ce l'abbiamo fatta. E che cazzo. Vabbè, ragazzi, direi di concludere qua l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, mi raccomando. Iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo episodio dove continueremo questa bella campagna su Taps. Sono arrivato all'ottavo livello, quindi ci saranno a voglia tanti tanti episodi, penso. Penso sì, tanti episodi. Forse credo che riuscirò a finirlo in 6-7, nel giro di 6-7 episodi forse riuscirò a finire questo gioco nonostante tutti i tagli che farò nei video. Quindi un saluto da Alexio e bella a tutti!